Ok, siamo di nuovo fuori all'aperto. Abbiamo resettato il counter delle ghiande e dobbiamo fare attenzione a non cadere. Qua c'è qualcosa da annusare. Grazie. E mi devo arrampicare. Addio. Eccoci qua. Ma tutti sti fiori di montagna messi qua palesemente perché a qualcosa devono servire? A parte quello lì curativo. Come ci arrivo là? Devo scalare da qualche altro lato? O forse mi devo solamente infilare dentro le fessure? Ok, dicevo c'è qualcuno che dorme. No, 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 è solo lui che fa rumori. Ma cosa sei esattamente? Senti, ai felini non piace bagnarsi. Non ho paura dell'acqua, è solo che non mi piace. L'unica via per andarsene è quella, ma la strada è allagata. Dobbiamo trovare un modo per far defluire l'acqua. Ma tu cosa sei esattamente? Ascoltami, dammi una mano e poi ci pensiamo. Allora, io posso andare però in acqua fino a prova contraria. Tu è un altro discorso. Allora, prima di tutto facciamo attenzione ai piranhas. Ma mi sa che a noi questa zona qui conviene farla dopo che abbiamo fatto defluire tutta quanta l'acqua, se riesco, esatto. Prima di mettermi qua a cercare di prendere tutto solo per il mio mero completismo, iniziamo a vedere cosa dobbiamo fare. Perché palesemente prima di dobbiamo arrivare da qualche altra parte. Ad esempio, prima di tutto, esatto, iniziamo a tirare giù questa ghianda nel terreno. Ok, l'acqua è aumentata. Se non risolvi la cosa, ti mangio. C'è ragione però, eh. Forse in realtà ho reso le cose più complesse. Forse dovevo prima andare a prendere le ghiande di sotto. No, perché sennò lui come fa a passare? Stavo pensando, no, prima dovevo andare a prendere le ghiande di sotto e poi facciamo defluire l'acqua. O ho sbagliato e quelle ghiande, ciaone, oppure le posso prendere con molta più difficoltà. Oppure, piano piano, adesso ci arriviamo. Ad esempio, qua si è aperto il ghiaccio. Grazie. Io vedo un sacco di gente là sopra ora, ma non vedo un modo per avanzare. O meglio, lì lo vedo, ma mi sa che è solamente un'uscita. Ok, dobbiamo proseguire là dentro. Grazie, eccoci qua e avanziamo. Tanto adesso mi farà spuntare dall'altro lato. Eccoci qua, esatto. E da qui dobbiamo, esatto, trovare il modo per proseguire. Sono caduto. Dov'è il cinghialozzo? Eccolo lì. Ma se tipo... No, eh. Questa cosa ormai l'abbiamo accurata che non succede. Quindi qua proseguiamo. Di lì scendiamo. Quindi prima di tornare indietro andiamo anche dall'altro lato. Che tanto non è che ci sia qualcosa, sia chiaro. Sono solamente qualche ghianda in più, ma... È qualche ghianda in più che a noi serve, esatto. Ci arrivo lì? Se faccio una piccola rincorsa... Sì, ci arriviamo. Allora, i fiorellini non ci servono. Grazie, non per ora. Quindi ora mi devo fare il percorso all'inverso. Aumentiamo la crepa nel muro. Così diamo da lavorare a qualche muratore. Vabbè, è una soluzione, dai. E vai, posso passare ora. E io invece mi faccio lo scivolo. Con... attenzione. Ecco appunto. Eccoci qua. Allora, di qua si prosegue, giusto? Andiamo da Diegone, vediamo se mi dice qualcosa. Ehi là, come va? Ecco, andiamo via da qui. Vai, vai. No, ma scusami, ma io non voglio. Ma scusa, ma chi te l'ha chiesto? C'erano tutte le ghiande. Ma posso rientrare? Ah, meno male, dai. Ok, ho ricaricato il salvataggio e ho preso tutte quante le ghiande. Siamo quasi già a 400. Ecco, andiamo via da qui. Andiamo, andiamo. E ora possiamo proseguire con cautela. Ok, di qua si prosegue solo in questa direzione. E... aspetta, grazie. E abbattiamo... dove sei? Quello... schifido di insetto.
Stavo per dire scarafaggio, poi non mi sembrava uno scarafaggio. Stavo per dire scarabeo, ma non mi sembrava neanche quello, quindi... Boh, quell'insetto blu. No, però forse sono degli scarabei stercorari, sai? Perché gli altri che camminano ci tirano addosso le palle di cacca. Quindi sì, potrebbe essere uno scarabeo. Ah, sì, lo stercoraro. Spero di non essere andato avanti perché lì c'era altra roba. Ok, siamo dentro una grotta, però... Posso uscire? No, perché non controllo prima di avanzare? Ui, stupido lupacchiotto azzurro. Ma vai via. Doppio abbattimento. Allora, qui c'è un geyser che adesso prendiamo dopo aver esplorato tutto quanto, per favore. Visto come stanno andando le cose. Qua è l'uscita? È un'uscita. Ok, con calma, con calma. Prima di fare le cose di fretta, controlliamo tutto. Perché tanto ho già capito dove va quel geyser. Va di sopra, mentre da lì usciamo e proseguiamo. Esatto. C'è un mammut congelato là. Vabbè, prima geyser. Vai. La cosa bella di sto gioco è che ogni tanto cade la neve, ti cade addirittura sulla telecamera e ti rimane la gocciolina sopra. Ok, con calma, bravo. Secondo me anche se non abbiamo preso quelle poche ghiande che c'erano fuori, c'è qualcos'altro? Ci arriviamo, cioè non ne sono sicuro al 100%, ma ci arriviamo alle 1000. Oh, fermo. Dov'è? Ho sentito qualcosa. Ci arriviamo alle 1000 ghiande, dai, siamo già a 550. Orsi polari cattivi a parte. Ecco qua. No, c'è di nuovo l'uccellaccio gigante che vuole che l'aiutiamo con le uova. Sì, dai, ci arriviamo. Sono già 600. Dammi un po' di fiorellini. Grazie. Ecco qua. Vediamo, da questa parte non c'è nient'altro. Invece di utilizzare il tasto per guardare ho fatto la giravolta. Lui al fare la giravolta è andato in avanti da solo. Guarda, lo sapevo. Era talmente ovvio che c'era qualcosa nascosto in quell'unico cavolo di cespuglio abbandonato a se stesso. Allora signore, immagino che voglia quelle uova, vero? E allora, prima mi faccio avanzare 2 secondi. Vai via tu. Sarebbe bello se potessi buttarvi di sotto, ma... A quanto pare non è così. Allora. Bello, l'orsone su 2 zampe. Allora, signora, mi dica. Ta-dan! Ladro di uova! Ladro! Vattene via! E te pareva. Allora. Ecco fatto, 2... giganteschi orsi abbattuti. Ora ci... Ah, non dobbiamo portargli le uova. Dobbiamo essere delle uova. Ma se... Posso andare piano? No, non c'è un modo per avanzare piano in questo gioco. Niente là. Occhio che cadi, occhio... Fermo. Ok, bravo. Va bene, bravo Scrat. Ci riusciamo senza morire. Perfetto. Ecco qua, c'è qualcos'altro? No, avanziamo. No, dove... E dove sono i 3 cose, scusami? E dove dovrebbero essere? Nessuno mi ha detto che dovevo cercare 3... Allora, là sopra tra l'altro vedo che c'è ancora qualcosa, ma... Ah, ma chi l'aveva visto il muro? Ma scusami. A parte che nessuno mi ha detto cerca 3 ghiande per poter proseguire. Attenzione. Nessuno l'ha specificata questa cosa. Vabbè, non importa. Non importa. L'importante è... sapere cosa dobbiamo fare della nostra vita. Io di sicuro so cosa farò da qui a breve. Poi domani si vedrà. Domani è un altro giorno, lo si sa. Dunque, qui ci sono, esatto, altre cose che non abbiamo... Di lì si passa? No, ci sono altre cosine che non avevamo ancora preso, perché è una zona nuova, esatto. Ci sono altri 2 orsoni polaroni. Polaretti. Allora, attenzione, io intanto
Eh certo, per voi è più facile, siete... Aia. Grandi, grossi. E avete gli artigli su cui scivolare sul ghiaccio più facilmente. Io sono piccolo, ho le zampette e le mie unghie sono molto meno grandi delle vostre. Ecco fatto, grazie. Oh, vai, vai, vai. Vai avanti dritto. Perfetto. Prendiamo anche questa. Grazie. Allora, dove si nascondono quelle tre ghiande? Allora, non sono sicuro se devo proseguire da questo lato, ma è l'unica via, quindi... Ah, tra l'altro pensavo sarei scivolato. Pensavo sarebbe stato uno scivolo. Io intanto... Esatto, mi faccio la scorta di ghiande. Ah, sembrava una mosca. Sembravano gli occhi di una mosca questi. E via in acqua. Allora, prima di buttarci di sotto... Ok, no, non c'è niente da questa parte, quindi... Attenzione, calma. Vediamo se c'è qualcosa... Girati. Gira la telecamera. Maledizione, i livelli sott'acqua. Il più grande nemico videoludico di ogni giocatore. Chi si diverte nei livelli acquatici mente palesemente. Mente palesemente perché non ha mai capito quanto i livelli acquatici siano fastidiosi. Fermo un attimo. Ah, mi sembrava un'uscita, invece era un sasso. Ok, niente, allora... ciao. Devo muovermi perché ho già finito le bolle d'aria. Sto per soffocare. Sto soffocando. Ma quanto era lunga sta zona. E niente, siamo crepati in acqua. Madonna mia, che morte terribile che ha fatto. Madonna mia, ma è spaventosa sta roba. È morto, soffocato e girato su se stesso. Morto. Oh, meno male che siamo ancora qui, perfetto. E niente, chi se ne frega delle ghiande a questo punto. No, 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 telecamera. Telecamera, cacchio. Ok, in sostanza, muoviti, fregatene delle ghiande e fai attenzione. Soprattutto, se finisci l'aria, spera di essere full vita, che così hai qualche secondo in più per rimanere sott'acqua. Ok. Questa uscita da dove è arrivata, che prima non c'era? Ah, era la ghianda, dicevo, ci sarà. Cos'è che stanno usando? Ecco qua, grazie. Ecco fatto, e la prima è andata. Spero che le altre due siano sempre qui in questa stessa zona. Vediamo. No, vedi che c'era qualcosa da annusare allora. Non sono totalmente scemo. Grazie. E ok, mi sa che questa prima zona siamo a posto. Prendiamo la ghianda e via. Perfetto, bonus sbloccato. Non vedo, non vedo, non vedo la telecamera. Ok, di qua c'è un'altra zona. Vai, 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 vai. Stiamo iniziando a soffocare. Madonna mia, quanto va veloce comunque. Ah, eccolo qua, è Manny. Sì, è Manny. Allora, qua è uno shortcut di sicuro dopo. È uno shortcut, perfetto. C'è qualcosa? Certo che c'è qualcosa, grazie. Allora, prima di tornare in acqua, di sicuro cerchiamo di liberare lui. Come facciamo a liberare lui? Di sicuro c'è qualcosa di sopra, al piano di sopra, tipo che ci farà rompere un masso, gli cadrà addosso e lui si libererà. Allora, uno è andato. Due andati, perfetto. Adesso tutte le pareti sono da smashare il triangolo. Eccolo qua. Vediamo. Ok, non vedo nulla. Questo vuol dire, esatto, scivoliamo. Tanto ormai di ghiande siamo a posto. Io le prendo solo per sfizio, ma per fortuna. Ok, lì ce n'è uno. Per fortuna, dicevo, non dobbiamo prenderne altre. Fiori? A sto giro avrei preferito. Beh, tanto i fiori sono qua, grazie. Non guardo neanche cosa dobbiamo annusare, perché tanto so già che è la ghianda. Ok, quindi, se tutto va come penso, da questa parte adesso noi prendiamo la ghianda. Appena riesco a infilarmi. Ecco fatto. E passando nel passaggio interno, grazie, da quella parte, ovvero arriviamo di sopra e andiamo a liberare il nostro amico Mammut. Anche se, aspetta un attimo, no, non c'è nulla, giusto? No, non c'è nulla, perfetto. Sembrava
un piccolo passaggio, ma non c'è assolutamente nulla. E allora proseguiamo. E guarda un po' dove siamo finiti, proprio dietro di lui. Però questo non risponde alla mia domanda. Dov'è l'ultima chiave? Spero che ce l'abbia lui. Eccola lì. Perfetto. Ma povero! Si schianta. Ma mi sa che. Sa che è crepato quello. Ah no, sta solo dormendo. Per non traumatizzare i bambini hanno messo le Z. Cioè, potrebbe essere morto stecchito per il freddo. Però no, no, no. Sta solo dormendo, vai tranquillo. È lì che riposa. Noi prima siamo morti affogati, soffocati, senza aria. Lui no, no, sta solo dormendo. E con questo finalmente possiamo proseguire.